Una bravissima persona, un gran lavoratore, è una persona squisitissima. Peccato che purtroppo non possiamo rivederlo. I mattinati cantieri dell'M4 sono rimasti chiusi per lutto. Gli operai erano tutti alla base logistica di Buccinasco, dove ci sono anche gli alloggi di chi, come Raffaele Ielpo, veniva da lontano e a Milano c'era arrivato per lavoro. 42 anni, originario della provincia di Potenza, era un esperto del settore, caposquadra della TBM, lavorava per Metro Blu, il consorzio incaricato della costruzione della nuova metropolitana milanese. Di certo non l'unica grande opera per Raffaele, che aveva partecipato alla costruzione dell'alta velocità in Toscana, ma anche ad Oslo, in Norvegia, dove era rimasto per 3 anni impegnato nella realizzazione di 2 tunnel gemelli di oltre 22 chilometri, e poi in Cina, Sudafrica, Islanda e infine aveva lavorato per il traforo del Monte Bianco. Insomma, Raffaele ha trascorso gran parte della sua vita nei tunnel sotterranei e sapeva bene come muoversi, inoltre era molto attento alla sicurezza. Non credo che sia stata un'imprudenza, io penso proprio che questa volta sia stato un fatto, sia stato un caso, non un errore umano, è stato proprio un incidente che io penso sia destino, perché comunque poteva essere un minuto prima, un minuto dopo, un centimetro prima, un centimetro dopo, e probabilmente non eravamo qua in questa situazione. Quindi apprezzato e stimato dai colleghi, con una faccina irritata aveva condiviso sul suo profilo Facebook la notizia dell'incidente dello scorso ottobre nel cantiere M4 di via Foppa, dove un collega era rimasto gravemente ferito dopo la caduta da un'impalcatura a un'altezza di 4 metri. Un emoticon senza aggiungere nessuna parola. Quello di Raffaele è il primo incidente mortale del 2020 a Milano e il primo nella storia del cantiere M4. Lavorano, mandano avanti il lavoro e vabbè, è chiaro, tanto rispetto per queste persone.